Orrori nel Parco Verde, confermate le accuse. È cominciato oggi l'incidente probatorio delle bimbe di Caivano. L'avvocato della famiglia di Fortuna, racconti scioccanti. L'esame continuerà domani. Minacce dei clan, subito misure concrete. I magistrati riuniti in assemblea hanno chiesto interventi diretti per innalzare i livelli di sicurezza dopo le minacce a Colangelo e ad altri PM. Porti, il diktat del ministro Delrio. Basta campanili sull'accorpamento tra Napoli e Salerno, ma è polemica per la campagna elettorale. De Magistris bacchetta il governatore. Non è corretto, fa propaganda. Violentata sulla spiaggia, ora Salerno ha paura. Dopo lo stupro sulla spiaggia di Santa Teresa è allarme sicurezza. I cittadini chiedono più controlli. Intanto si cercano anche le due amiche della rumena uccisa a Fuorni. Sono sparite. Montevergine isolata, la rabbia dei commercianti. La strada per il santuario off limits, ormai da una settimana il pericolo. Frana blocca i pellegrini e manda in crisi ristoratori e albergatori. Benevento, candidato accoltellato, si indaga. Gli inquirenti per ora escludono motivi politici sul ferimento di Daniele Attanasio, 29enne, candidato al consiglio comunale nella lista con Tibaldi. L'aggressione in un bar del Rione Libertà. Buonasera, questi titoli del nostro TG, gli orrori del Parco Verde, confermate le accuse. È cominciato oggi l'incidente probatorio delle bimbe di Caivano, l'avvocato della famiglia di Fortuna parla di racconti scioccanti, l'esame continuerà domani. Hanno giocato, raccontato dei momenti terribili vissuti con il patrigno Raimondo Caputo e ancora giocato, senza forse neanche accorgersi che stavano sostenendo un interrogatorio che poi confluirà come elemento di prova a tutti gli effetti nel processo. Si è svolto senza intoppi la prima parte dell'incidente probatorio, durato circa 2 ore, al Tribunale di Napoli Nord da Versa, che ha visto sfilare come testimoni chiave del caso di Fortuna Loffredo 2 delle 3 figlie della compagna di Raimondo Caputo, accusato di aver violentato e ucciso la piccola il 24 giugno di 2 anni fa. Nel Parco Verde di Caivano. È stata un'esperienza drammatica e straziante, dice l'avvocato Angelo Pisani, legale del papà e dei nonni di Fortuna, ma la procura ha fatto un lavoro eccezionale facendo sentire le bimbe a proprio agio. Non credo si siano accorte di ciò che stava avvenendo intorno a loro. Ho avuto i conati di vomito subito dopo nel sentire quella bimba innocente descrivere quanto subito. Leggere un'ordinanza è una cosa, sentire dalla bocca di una dolce creatura simili cose subite fa male al cuore. I familiari di Fortuna, così come l'indagato Raimondo Caputo, la compagna, madre delle bimbe testimoni, il GIP, il PM, erano in una stanza con dei monitor per sentire le testimonianze delle bambine, che invece sono state sentite una alla volta in un'altra stanza protetta da una vetrata, dalla psicologa nominata dal tribunale, che ha posto le domande depositate nei giorni scorsi dalle parti. Con loro le piccole avevano giochi di società, fogli per disegnare peluche. Ad un certo punto l'esame di una delle due è stato sospeso perché faceva caldo ed è stato deciso che proseguirà domani, quando sarà sentita anche la terza figlia, che era l'amichetta del cuore di Fortuna. Mi auguro che venga punito dalla giustizia, commenta il padre di Fortuna. Raimondo Caputo è un assassino, non solo di mia figlia, ma anche di queste anime innocenti. Fare quelle cose ai bambini è da assassino. Si rivolgono al Ministero dell'Interno e della Giustizia e al CSM, bypassando in toto gli uffici territoriali, in particolare la Prefettura. Eccola la strategia emersa dall'Assemblea dei PM, alla quale hanno preso parte oltre 70 magistrati al cospetto del procuratore Colangelo e dei suoi procuratori aggiunti. Nel corso del documento si chiedono misure concrete ed efficaci ad assicurare standard elevati di sicurezza. Passa una soluzione maggioritaria, se non plebiscitaria, che non ha fatto riscontrare alcuna forma di opposizione. Scrivere ai ministri e al CSM fa seguito al documento di convocazione dell'Assemblea con cui era stata stigmatizzata la gestione burocratica della questione sicurezza da parte degli organi locali. E questa mattina il procuratore capo della Procura di Napoli, Giovanni Colangelo, è tornato sulle minacce ricevute durante un incontro sulla legalità con gli studenti di Napoli organizzato dalla Polizia. Vediamo. Molte volte viene svolto un lavoro che richiede una certa soglia di attenzione, i colleghi appunto si riuniscono per discutere di questo tema, ma io credo che troveremo nelle istituzioni una pronta e giusta risposta a questo tipo di esigenze.
Parole del procuratore capo Giovanni Colangelo a margine dell'incontro della Polizia di Stato con gli studenti di Napoli e provincia nell'ambito del progetto sulla cittadinanza consapevole. Colangelo con altri PM è finito nel mirino della camorra e nei giorni scorsi, grazie alla collaborazione di un pentito pugliese, è stato sventato un attentato contro di lui. All'incontro di stamattina sulla legalità, a cui ha preso parte anche il questore Guido Marino, hanno partecipato circa 800 studenti di 9 istituti scolastici della città e della provincia. L'argomento è il loro futuro, l'argomento è la loro crescita, la loro educazione, la loro formazione. E su questi argomenti credo che nessuno può chiamarsi fuori. La scuola è il luogo dove prevalentemente si deve fare cittadinanza attiva. Bisogna aiutare i nostri ragazzi a diventare cittadini responsabili, rispettosi delle norme, rispettosi della Costituzione. Napoli rappresenta una priorità assoluta per il governo, lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano rispondendo a un'interrogazione di Forza Italia, sottolineando che questo è il motivo per il quale sono state fatte proprio a Napoli diverse riunioni con i vertici delle forze dell'ordine e con altri ministri. È stata confermata fino alla fine dell'anno la presenza di 710 militari a disposizione del prefetto nell'ambito dell'operazione Strade Sicure. I problemi di Napoli sono una priorità per il governo e non nascono in questa legislatura, ha concluso Alfano. Speriamo di poterle avviare a soluzione entro la fine della legislatura. E il ministro Delrio oggi a Napoli ha rilanciato l'ipotesi dell'accorpamento dei porti Napoli e Salerno, ma è polemica sul ruolo delle istituzioni nella campagna elettorale e De Magistris, in aperta polemica con Renzi, torna ad attaccare il governatore De Luca. Sentiamo. Nella sua missione per il Mezzogiorno, il premier Matteo Renzi ammette che nel mosaico dei patti per lo sviluppo manca solo la firma di Napoli. Facile capire perché, fa notare il presidente del Consiglio nella sua tappa di ieri a Bari. Niente dialogo tra Palazzo Chigi e Palazzo San Giacomo, un blackout inasprito dal clima avvelenato della campagna elettorale. Non credo che De Magistris voglia sottoscrivere un patto con noi. Ce ne faremo una ragione, commenta laconico il premier. Ma da Napoli il sindaco continua a tenere accesa la polemica con il governatore De Luca, accusato di fare campagna elettorale per le comunali su ordine impartito proprio da Renzi. Il presidente De Luca deve comprendere che è finita la campagna elettorale, lui l'ha fatta un anno fa, continua a fare i comizi da campagna elettorale che non lo aiutano e non gli fa onore, perché io con lui ho avuto un ottimo e buono e leale rapporto istituzionale. Un anno fa mi sono astenuto da far campagna elettorale, lui ha preso ordine dal presidente del Consiglio e da buon soldatino, contrariamente all'autonomia di cui cerca di contraddistinguersi, ha eseguito l'ordine. Ma è il governo a mostrare grande attenzione alla battaglia elettorale di Napoli. Stamane il ministro per le infrastrutture e i trasporti Delrio è stato al fianco della candidata a sindaco Valeria Valente in un tour iniziato da Scampia. Il rappresentante di governo ha lanciato anche il suo diktat sui porti, basta con i campanili, entro l'estate la governance unica per Napoli e Salerno. Adesso la cosa più importante per Napoli è quella di rendere pienamente operativo il porto. Il porto è una delle chiavi per invertire lo sviluppo, e creare posti di lavoro, creare economia. C'è un fortissimo interesse, anche oggi ho incontrato gli operatori internazionali per Napoli, un fortissimo interesse croceristico, commerciale e così via, e quindi domani sarò presente al Comitato Portuale proprio perché vogliamo dare una spinta definitiva a questi lavori, perché Napoli merita di avere un porto funzionante e di avere, grazie al porto, un'economia migliore. Il Partito Democratico deve fare sempre i conti intanto con Antonio Bassolino, mina vagante per questa campagna elettorale. Senza fare i nomi della Valente e di Cozzolino, suoi ex fedelissimi, l'ex sindaco parla indirettamente di due figli di cui si fidava, che poi l'hanno tradito. I 5 Stelle invece hanno partecipato ieri sera allo spettacolo di Grillo all'Agusteo, applausi e risate per lo show del leader del movimento, sempre diviso tra il suo ruolo di politico e di comico. Guardate che è grave la mia situazione, la mia, perché ho perso il diritto di satira come comico e non ho l'immunità parlamentare come politico, sono lì un buco nero, lo capite? Allora voglio capire. No?
La Giunta regionale ha sbloccato il finanziamento di tutti i progetti avviati sul POR 2007-2013 e non ancora completati entro il 31 dicembre 2015. Complessivamente la cifra ha superato il 1.700 milioni. Si tratta, commenta il presidente Vincenzo De Luca, di un atto straordinario di efficienza e responsabilità che mette ordine sulle procedure passate e garantisce la realizzazione delle opere non completate. Un'importante risposta e un grande impegno. Sul sito istituzionale della Regione sarà pubblicato l'elenco di tutti gli interventi. E andiamo a Salerno. Lo stupro avvenuto in pieno centro sulla spiaggia di Santa Teresa ha fatto scattare l'allarme sicurezza. In città si chiedono più controlli e le ragazze temono di andare in giro da sole. Intanto si cercano anche le due amiche della rumena uccisa a Forni. Sono sparite. Vediamo. Donne violentate in pieno centro, donne uccise in periferia. Salerno scatta l'allarme sicurezza dopo gli episodi di cronaca, incredulità e sconcerto oggi tra i cittadini che hanno appreso della giovane che è stata minacciata e stuprata da due marocchini sulla spiaggia di Santa Teresa la notte scorsa. Un'aggressione brutale a una manciata di passi dai locali della Movida del centro storico dopo aver trascorso una serata con gli amici. Può essere anche una situazione di fantasia, no? Non mi sembra un po' inverosimile. La cosa è potuta succedere di quando che si sicuramente ci stava poca gente in giro, però mi risulta che non è che ci sta molta polizia. Chiaramente necessiterebbero più controlli per la sicurezza di noi donne, insomma, che siamo quella parte debole di ogni rapporto. Non mi meraviglia perché, diciamo, accade a Salerno come accade un po' purtroppo in tutto il mondo e quindi è un problema diverso dalla tutela dell'ordine pubblico, diciamo, che ci può essere in una città, secondo me. Noi dobbiamo sperare solamente di avere una città più controllata e secondo me poi Salerno lo può essere, anche perché è una città piccolina, controllata e dai tempi del nostro grande sindaco De Luca era molto più controllata. È normale che c'è un po' di paura, perché uno esce per Salerno essendo sicuro, pensando di essere sicuro. E non ti senti sicura adesso? No. Non sai mai che puoi trovare davanti, perché determinate volte non serve a niente neanche stare in comitiva. Intanto la polizia sta cercando due donne, le due amiche di Mariana, la prostituta romena ritrovata uccisa nella zona di Forni. Sono sparite dalla sera del 30 aprile, l'ultima sera che la donna è stata vista viva. Le due condividevano con la vittima l'appartamento di via Mobilio. Furono loro a denunciare la scomparsa di Mariana, ma adesso sono irrintracciabili. Potrebbero essere fuggite per non farsi coinvolgere, ma gli inquirenti non escludono l'ipotesi di un sequestro. Siamo in presenza di un episodio imprevisto ed imprevedibile. La pistola con cui Daniele De Santis ha fatto fuoco non era sua perché non aveva armi con sé. Per lui chiedo l'assoluzione per legittima difesa. È quanto sostenuto oggi in aula dall'avvocato Tommaso Politi, difensore dell'ultraromanista accusato dell'omicidio di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli ferito da un colpo di pistola nel prepartita della finale di Coppa Italia del 2014 e morto dopo 50 giorni di agonia. Per De Santis la Procura di Roma ha chiesto l'ergastolo. Nel corso della sua arringa difensiva, Politi ha affermato che De Santis era già in fin di vita quando venne raggiunto nel vialetto dell'accesso al Chuck Village dal gruppo di tifosi del Napoli di cui faceva parte Ciro Esposito. Era gravemente ferito ad un piede e raggiunto da coltellate. Per il difensore Gastone aveva cercato di fuggire e mettersi in salvo chiudendo il cancello del Chuck Village. Andiamo ad Avellino. Gli sviluppi dello scandalo ACS alla vigilia del Consiglio Comunale straordinario. Parla il sindaco Fotti, che si difende e dice: non abbiamo colpe. Il servizio. Lo scandalo ACS, il sindaco di Avellino Paolo Fotti si difende e lo fa parlando per la prima volta pubblicamente dell'inchiesta che ha travolto l'amministratore della municipalizzata. Non abbiamo responsabilità, era impossibile intervenire prima. Il testo unico degli enti locali, la legge è chiara. I controlli spettano agli organi di revisione contabile e la CS aveva un organo di revisione contabile. Terzo, spettano ai dirigenti rispetto alle competenze. C'è una separazione chiara nella riforma Bassanini. C'è la parte cosiddetta politica di indirizzo e di controllo e la parte gestionale. Poi chi pensa che io avessi dovuto controllare, francamente...
Cosa avrei dovuto controllare? Stando a casa tra il 2008 e il 2011 che cosa accadeva? Io stavo a casa tra il 2008 e il 2011. Ora il sindaco ripone fiducia nel lavoro del commissario Giovanni Greco, che ci tiene a precisare non è stato nominato per amicizia personale, ma perché è un grande professionista, quello di cui abbiamo bisogno ora. Al nuovo amministratore, lo dirò anche in consiglio comunale, ho dato un preciso mandato di effettuare una approfondita verifica contabile amministrativa, per la quale mi attendo una sua relazione in entro 15 giorni. Fiducia ribadita, e ci tiene a precisarlo non in maniera pelosa e ipocrita, anche nel lavoro della magistratura, con un preciso auspicio. Che le persone indagate possano dimostrare di aver fatto tutto in perfetta regola e in perfetto adempimento di legge. I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato a Lusciano, in provincia di Caserta, Alessandro Brunitto, 51 anni, elemento di vertice del clan Polverino, cognato del capo clan Giuseppe Simeoli. L'uomo è stato scovato in una casa famiglia abbandonata, dotata di un sistema di videosorveglianza. Non aveva armi, non era in possesso di grosse somme di denaro e quando ha visto i militari dell'arma si è lasciato ammanettare, non avendo possibilità di fuga. Nei suoi confronti era stato emesso un mandato di cattura internazionale il 6 giugno del 2013. E due accoltellati nella notte a Benevento. Sugli episodi indaga la squadra mobile della questura per capire se esiste un collegamento. Uno dei feriti è un candidato consigliere alle prossime amministrative, ma sembrano escluse al momento motivazioni politiche alla base del gesto. Vediamo il servizio. Due coltellate alla schiena al culmine di una lite in un bar del Rione Libertà. Ma dai primi accertamenti compiuti dalla squadra mobile della questura di Benevento sembra escluso che la politica abbia attinenza con il ferimento di Daniele Attanasio, 29enne del capoluogo sannita, candidato alla carica di consigliere comunale nella lista Benevento Polo Civico. L'allarme è scattato intorno alle 4 della scorsa notte. Il giovane è stato trovato barcollante dagli agenti della Volante in via Maria Pacifico, a poca distanza da un bar di via Napoli, potenziale teatro dell'alterco e dove gli inquirenti avrebbero rinvenuto anche delle tracce di sangue. Subito soccorso all'ospedale Rumo, il giovane se l'è cavata con 15 giorni di prognosi. Agli agenti avrebbe riferito di essere stato colpito da una persona che non conosceva. Poche ore dopo in questura veniva condotto un 38enne per degli accertamenti. Per il momento nessuna reazione ufficiale da parte del candidato sindaco di Benevento Polo Civico Raffaele Tibaldi, che preferisce attendere gli sviluppi delle indagini prima di commentare l'atto nel quale è rimasto vittima uno degli esponenti della propria lista. Una notte di sangue per Benevento, quella appena trascorsa. Nell'altro ospedale cittadino, al Fate Bene Fratelli, è arrivato un 23enne con ferite da arma da taglio all'addome che hanno reso necessario intervenire chirurgicamente. Il ragazzo avrebbe riferito di essersi procurato da solo le ferite. La squadra mobile punta a stabilire se tra i due episodi vi possa essere un collegamento. Bonifica dell'ex isochimica d'Avellino, oggi in commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro del Senato c'è stata l'audizione del sottosegretario De Vincenti. Nella sua risposta ha precisato che il decreto per l'assegnazione delle risorse verrà emanato nei prossimi giorni per gli anni 2016-2017 per 6 milioni di euro. Inoltre De Vincenti ha ricordato che nel patto per la campagna sottoscritto con il governo lo scorso 24 aprile sono stati stanziati ulteriori 25 milioni di euro per l'ex area isochimica e per la terra dei fuochi. La presidente Fabbri esprime soddisfazione per l'esito positivo dell'audizione e continuerà a vigilare perché presto avvengano le bonifiche. Avevo bevuto, ero ubriaco e non ricordo nulla. Parla per la prima volta in udienza il DJ Nello Mormile, che ricostruisce tutta quella maledetta serata, tranne i momenti cruciali per chiarire perché imboccò la tangenziale in contromano uccidendo la fidanzata e un operaio. Vediamo il servizio. Sì, ho bevuto diversi drink e lo so che da ubriachi non ci si mette al volante ed io mi sono messo lo stesso alla guida. Rompe il silenzio e parla per la prima volta Umberto Mormile, il DJ di 29 anni che lo scorso 25 luglio, dopo aver percorso 5 km contromano in tangenziale all'altezza di Agnano, finisce contro una Renault Clio. Nell'incidente muoiono due persone, Livia Barbato, la fidanzata di Mormile, e Aniello Miranda, un 48enne che stava andando a lavorare. L'accusa per lui è di duplice omicidio volontario aggravato. Ieri nell'aula GUP Mormile per la prima volta dopo mesi di silenzio ha chiesto di essere ascoltato. Parla per due ore, ricostruisce quello che è avvenuto quella notte. Livia è entrata in auto e si è seduta sui sedili posteriori. Avevo appena comprato l'auto e le ho chiesto di avvisarmi se si sentiva poco bene e di non sporcarla.
Avevamo bevuto un po' e di solito non beviamo. Da quel momento in poi non ricordo più nulla. Non mi sono reso neanche conto di essere finito contro un'altra auto. Parla di blackout alcolico, Mormile. Questa è la sua verità. Il PM incalza con le domande. L'avvocato Andrea Raguzzino, che difende la famiglia Barbato, chiede spiegazioni. Ma Mormile, difeso da Gaetano Porto e Gaetano Baccari, non si scosta dalla sua verità. Dice: so che la mia sofferenza non appari rispetto a quella che ho causato, ma non chiede perdono. Dopo 2 ore l'udienza viene aggiornata al 1 luglio, giornata in cui la parola passerà al PM e alle parti civili. Il processo è celebrato con rito abbreviato. L'8 luglio è prevista l'arringa della difesa e quindi la decisione. La strada per Montevergine ormai è off limits da una settimana. Albergatori e commercianti lanciano l'SOS. Il servizio di Angelo Giuliani. Santuario di Montevergine isolato ormai da una settimana, concreto pericolo di frane dal costone roccioso, e allora la strada è off limits dal chilometro 10. Ristoratori, albergatori e commercianti di Mercogliano, Spedaletto d'Alpinolo e Summonte alle prese con forti contrazioni degli incassi. Fioccano disdette di prenotazioni, mentre il prefetto Sessa ha assicurato che entro settimana prossima la strada dovrebbe essere messa in sicurezza. Come se non bastasse, ci sono anche i ritardi per la riapertura della funicolare, che avverrà non prima della fine di giugno. Il signor Zaccaria, socio di un noto ristorante sulla strada per Montevergine, ci racconta che qui ormai non si vede più nessuno. Apriamo giusto per qualche amico che viene a trovarci, ma per il resto siamo abbandonati. E questo è il pensiero comune di tanti. Avevamo delle prenotazioni per dei gruppi turistici che dovevano andare a Montevergine con pullman e mancabilmente sono stati bloccati. Ho visto addirittura dei pullman che si sono girati e l'hanno mandati via. Sappiamo di molti pellegrini che hanno disdetto prenotazioni. Per domani, sì, giovedì. Hanno disdetto, erano 500 persone domani. È un po' tutta la gente, non è solo per quelle, è tutto un giro. Questo è il mese del pellegrinaggio. Domenica c'erano 1000 pellegrini che potevano arrivare qui al paese, però non sono venuti per il problema della strada. Questo masso è interessato soprattutto alla strada pedonale. Mentre questa strada, la nazionale praticamente, potrebbe essere liberata in pochissimo tempo. Negli anni passati c'era un boom di pellegrini a Montevergine, specialmente molte persone del napoletano, che pian piano per tutti questi difetti diventa un po' complicato il lavoro dei commercianti giù a Mercogliano. È passato il colpo finale, è stato totale. Speriamo che un po' De Luca e un po' l'amministrazione locale, nonché Padre Abate, riescono a fare qualcosa di buono per il paese. Degrado nel centro storico di Nola. I residenti di via Tansillo hanno segnalato per la rubrica SOS Città come la strada sia diventata rifugio di sbandati che lì si drogano, lasciano i loro escrementi e rifiuti. Presentata una petizione al Comune e all'ASL. Vediamo. Rifiuti, consumo di droghe ed escrementi umani. Questi gli elementi del panorama con il quale sono costretti a convivere i residenti di Vicolo Tansillo. Per la rubrica SOS Città siamo a Nola per mostrarvi le condizioni in cui versa una piccola stradina del centro storico, abbastanza piccola da essere dimenticata da chi sarebbe preposto all'igiene pubblica, ma fin troppo frequentata dal punto di vista degli abitanti. I primi segnali di allarme sono arrivati con la presenza di alcuni consumatori di stupefacenti che hanno scelto il vicolo come rifugio, consapevoli della scarsa frequentazione del posto. Poi la situazione è cominciata a peggiorare, tant'è che l'altro giorno è stata formalizzata la protesta con una petizione consegnata alla Polizia Municipale, all'ASL e al Sindaco di Nola. Passano migliaia di persone perché questa è una zona centrale di Nola, passano sia bambini, famiglie, anziani, disabili, quindi non è possibile che rimane una zona in questo modo, proprio al centro della città. Qua c'è qualcosa, insomma c'è sempre qualcuno che si viene a ubriacare, vedi? Ci stanno i rimasugli. Come se non bastasse, la stradina è utilizzata come latrina pubblica da alcuni individui senza fissa dimora che la utilizzano per i propri bisogni fisiologici. Avete mai denunciato la cosa alle autorità? Come? Hanno fatto una petizione qua, prima di tutte. Nessuno si è interessato.
Il problema non è solo di notte, anche durante la giornata. Ci sta transito e sosta di persone che fanno uso di stupefacenti, droghe, diciamo leggere, qualche volta pure diciamo, pesanti. Ma poi un po' di pulizia qua, che è uno schifo da questo video. Non lo so, il sindaco di Nolo, se gli interessa questa situazione o va a trovare solo uno che può ammettarsi. Presentata al Comune di Salerno la 24esima edizione di Pedalando per la città. Domenica bimbi, famiglie, atleti sportivi e gente comune protagonisti, tutti in bici per le vie del centro. Giovan Battista Lanzilli. Un appuntamento giunto alla 24esima edizione che richiamerà, come da tradizione, migliaia di appassionati delle due ruote. Domenica a Salerno torna Pedalando in Bici, iniziativa promossa dall'Associazione Amici del Sacro Cuore e patrocinata dal Comune. Una manifestazione che attende tutta la città e abbraccia circa 3.000 ciclisti che ogni anno ci fanno compagnia in questa bellissima giornata ecologica, dove cerchiamo di riscoprire un po' quelli che sono i valori della natura e gustare un po' l'assenza del traffico, in modo da fare una pedalata spensierata magari con i bambini e con tutte le famiglie. Il percorso si snoderà sulle strade cittadine a partire da via Roma, tutto il lungomare fino a via Leucosia, la sosta Ristoro presso l'ex stabilimento balneale Arenella, il ritorno per via Trento, via Torrione e torniamo sul lungomare all'altezza dello 089. Poi il ritorno a Piazza Ferrovia, e quello che volevo sottolineare è che quest'anno l'organizzazione, con molti sacrifici, è riuscita a mettere in piedi una bella sfilza di premi che allieteranno poi in serata al Parco Salid tutti i partecipanti. È tutto per questa edizione, io vi lascio al TG Sport e vi auguro una buona serata.